Allora, oggi parliamo di felicità in un ambito economico. Sono due temi che devono stare separati o lo sono e devono essere più... No, sono due temi che sono strettamente connessi, che forse per un certo modo di interpretare in senso ortodosso la scienza economica sono stati separati per diverso tempo, perché si è dato prevalentemente, in modo anche corretto, peso alla dimensione reddituale. Tuttavia, ormai da diversi decenni, innanzitutto si è cominciato a parlare di qualità della vita, quindi si mostra l'insufficienza della sola dimensione reddituale nel determinare il benessere di una persona, e sempre più trova invece appunto l'applicazione anche di metodi scientifici per inserire queste dimensioni non reddituali nella valutazione di ciò che significa una vita felice. Quindi sono due dimensioni che devono essere rifuse insieme. Tant'è che poi gli economisti, quelli che poi hanno creato la scienza economica, erano prima di essere economisti filosofi. Quindi diciamo che questo secondo me dice tanto, perché se gli economisti erano filosofi morali prima e la filosofia si preoccupa di fatto della definizione di ciò che è una vita felice, l'economia è nata come una sottobranca, quindi che comunque ha lo scopo di trovare le vie concrete per raggiungere una vita felice. Quindi sono due dimensioni strettamente connaturate.